Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e siamo tornati con il nostro Steven Edge nella carriera allenatore, signori, con il nostro Vincenzino Montella che porterà nuovamente al successo questa squadra che non è mai stata a successo, però noi la riporteremo a un successo mai esistito. Signori, allora, piccolo particolare, c'è stato un problema col video che doveva... con un video che stavo registrando che è andato perso, in cui praticamente abbiamo giocato due partite. Aspettate che vi faccio vedere un attimino due partite, ovvero abbiamo giocato la partita col Wolfhall che abbiamo perso nel vecchio mese, ok, perché non mi fa che problemi hai? Che problemi hai? Perfetto, niente, non mi fa andare indietro, perfetto. Comunque, contro il Wolfhall lì il 29 abbiamo perso 1-0 e poi la partita di Coppa. E la Papa scappa contro quella squadra lì, che non so che cazzo è squadra, l'abbiamo persa pure, quindi siamo fuori, dovremmo essere pure fuori dalla Coppa. Ottimo, ottimo inizio. In tutto questo avevamo un osservatore che si stava girando i pollici e lo abbiamo mandato in Danimarca a cercare nuovi giovani. Non abbiamo trovato nuovi giovani dagli osservatori che sono arrivati. Proprio un video in cui non vi siete perso niente niente di particolare. E quindi vediamo un attimino di cercare di recuperare in questo video con delle ottime prestazioni. Andiamo a giocarci la partita di campionato contro il Crewe che ha 19 punti sotto di noi, signori. Quindi ci servono delle partite importanti. Matteo e Gallardo non ci sono. Ok, abbiamo la squadra leggermente stanca, quindi facciamo una caterva di sostituzioni. Raid Rose, ok. A centrocampo giochiamo con Bostic e Timbuktu e Tinubu, anche se non sono messi al meglio. Sulla sinistra abbiamo... no. E invece sulla destra ce l'abbiamo. Manco sulla destra, perfetto. I difensori centrali stanno bene, perfetto. Scendiamo in campo così, signori, con un po' la squadra rimaneggiata e andiamoci a giocare i momenti clou. Sostituisci solo per questa partita e vediamo se riusciamo a portarci a casa 3 punti in questa giornata e poter vedere un attimino di accelerare sto campionato, perché dobbiamo cercare di arrivare fra le prime tre. L'obiettivo è arrivare fra le prime tre per riuscire ad ottenere la promozione diretta in League One, se non sbaglio. League One. Non so in che promozione, in che serie andiamo, sono tanto ignorante che non mi ricordo nemmeno in che serie saliamo. Comunque, giochiamo a casa nostra, attacchiamo da sinistra verso destra. La prima azione è loro. Al 17esimo stiamo 0-0, contropiede del Crewe che esce dalla propria metà campo. Però ci ripensano e cincischiano, signori, stanno a cincischiare. E noi ne approfittiamo di questo cincischiamento e recuperiamo la palla, perfetto. Ancora, azione loro al 19esimo, nella loro metà campo. Escono palla al piede, sono sul cerchio di centrocampo. Vediamo se riusciamo a recuperare subito sto pallone. No, arriva nella nostra metà campo. Un intervento di scivolata inutile. Secondo intervento di scivolata, ben fatto dallo Steven Edge. 39esimo, ancora azione loro. Calcio d'angolo. Calcio d'angolo per il Crewe, che al 39esimo si trova ancora in zona d'attacco. Attenzione, palla al centro. Vediamo se riesce lo Steven Edge a buttarla fuori. C'è la buona respinta. C'è nuovamente il controcross. Rischiate il fallo. Dai, si manda la palla loro, ma che cosa vuole? Ma stiamo a scherzare, la palla loro, ma perché? Vabbè, punizione per il Crewe, palla messa al centro, sparata fuori in primo tentativo, sparata, non riusciamo a levarla completamente dalla circolazione. Stavo per fare un intervento terribile, comunque palla nostra. Attenzione, al 48esimo, secondo tempo, Stevenage finalmente in contropiede. Attacchiamo da destra verso sinistra, signori. Passaggio che supera la cerchia del centrocampo. Solo Norris contro il portiere. Norris, 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 la piazza. E va bene così, signori. Steven Edge in vantaggio 1-0. Norris posa da Macho Man. Dai così, 1-0. Va bene, va bene. Abbiamo sfruttato l'unica azione che finora ci ha dato. 61esimo. Punizione per il Crewe. Per il Crewe Alexandra. Da un po' più. Non tanto defilato, quasi sul cerchio della lunetta dell'area di rigore. Parte la Occhio a punizione con una tiro! finta. Tirato Bravissimo bene, attento qui il Chapman. portiere. Ancora il Crewe in attacco, in uscita dalla propria metà campo. Siamo dal cerchio di centrocampo, da destra a sinistra. Vediamo se lo Steven Edge riesce a conquistare subito pallone. Rischia l'azione. Rischia il Confisca l'arbitro, fallo. c'è Ha contatto. rischiato il fallo in maniera brutta. Rischiato un fallo in maniera brutta, ma il Crewe, attenzione, il Crewe accelera, ma il Steven Edge recupera subito il Si pallone. ripartirà con una Buono così. rete. Ancora, Steven Edge si imbolla in solitario. Attenzione, al 71esimo. Azione di contropiede dello Steven Edge.
superato il cerchio di centrocampo, si sposta sulla sparsa di destra. Norris che è lentissimo, Norris lentissimo, signore, si ferma, aspetta qualche compagno. Norris, 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 vede Smith, portiere la blocca, palla ancora in gioco. Nel doppio rimpallo non riesce ad entrare la porta, a entrare la palla in porta. 73esimo, calcio d'angolo per lo Stevenage. Il Bru Reels chiede calma, pallone giocato lì vicino, palla per List. List, 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 si gira, List, 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 si gira, entra in aria List. Palla ancora per lo Stevenage, palla ancora per lo Stevenage che si ferma, ci prova. Attenzione, si pallone da tutt'altra parte, pallone da tutt'altra parte. Per Pier Gianni, per Pier Gianni atterrato. Attenzione, questo mi della. No, si è rotto Pier Gianni, si mi hanno rotto Pier Gianni. Ma porca, ma porca matriosca. Giallo per Brooks, ma mi hanno rotto Pier Gianni. Comunque al 79esimo ancora azione di contropiede per lo Stevenage. Attenzione, List, ancora lui, List, 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 si imbuca nell'area di rigore, List! Cioè il portiere è uscito che era un kamikaze, scusatemi. Ancora all'81esimo, Schmidt, cerchio di centrocampo per lo Stevenage. Attenzione, parte l'azione dello Stevenage, parte l'azione dello Stevenage. Attenzione, con calma, con calma, con calma, con calma, il movimento, la palla non passa. Volete vedere che me la pareggiano all'ultimo? Io me lo sento. 88esimo, Crew, il Crew in contropiede, il Crew in contropiede. Attenzione, attenzione, bello l'intervento di Pier Gianni che si è ripreso. Finisce così 1-0 per lo Stevenage, 3 punti portati a casa. Mamma mia che gara sofferta, signori. Vincenzino Montella va a stringere la mano all'allenatore avversario, che non so niente chi sia, ma ci siamo portati a casa 3 punti. E questa è tanta roba. Questo era qualcosa di importante. Alla fine, alla fine, l'importante sono i punti, però, signori. Non ci interessano tanto le prestazioni, tanto i giocatori. Ci interessano i punti, e portarci 3 punti a casa non è per niente male come cosa. Ok, ci siamo. Ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Andiamo avanti, signori. Altro giro, altra corsa. Altre 2 partite di campionato contro il Chester, il Chelsea. Contro il Chelsea, va bene. Andiamo un attimino a vedere la formazione e prepariamoci, siamo tutti carichi, su tutti carichi, perfetto. Allora andiamoci a giocare direttamente ai momenti clou. Non ho visto che posizione in classifica è questa squadra, il Charlie, o come cazzo la si chiamano, però va bene. Noi dobbiamo sempre guardare il nostro, non guardarci troppo, ancora il campionato è lungo, siamo a novembre e il campionato è parecchio lungo, però ci crediamo. Noi siamo in maglia viola, attacchiamo da destra a sinistra, siamo ospiti oggi. 20esimo, calcio di punizione per il Charlie, cioè babba, non so come cazzo si pronuncia, signori, per il Charlie, ecco, la chiameremo Charlie. Attenzione, punizione, palla buttata dentro, vediamo se riusciamo a spingerla fuori. Perfetto, ok, buono, 1-2 veloce, e lo Stevenage porta fuori la palla. Azione nostra, Stevenage in attacco, cerchio di centrocampo, palla lunga del portiere che arriva a Reed al 40esimo, buono lo stop di Reed che vede List, messo bene List, List, List si ferma, List bene, vede Smith, Smith accelera, Smith accelera, si è creato il buco, si è creato il buco, perché mi ha fermato l'azione? Boh, non ho capito, non l'avevamo tirata fuori, però mi ha fermato l'azione senza che ho capito il motivo, però va bene. Fai tu, FIFA, organizzati tu, decidi, prendi tutte le decisioni tu. Attenzione ancora però, loro in attacco, vediamo se riusciamo a recuperare il pallone, sono su quella fascia, sulla fascia sinistra del nostro campo. Cinciscano, signori, cinciscano e noi non riusciamo, sì, riusciamo a recuperare la palla, perfetto così. Siamo al 43esimo, ancora il primo tempo, contropiede dello Stevenage. Cerchio di centrocampo superato, pallone messo a terra da Norris che ben, trova benissimo lo stop. Norris, 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 Norris. No dai, decisivo. Me la dovevi passare giusta però, dai. Ancora, secondo tempo, 53esimo, cerchio di centrocampo, Norris recupera il pallone e vabbè, dai, l'avevo pure recuperato. Quando le partite devono girare storte, girano storte, sì, non c'è niente da fare. Quando le partite devono girare storte, girano storte. Ancora l'azione è nostra. Pallone 1-2, pallone 1-2, 1-2, 1-2. Accettato il pallone del possibile. Cosa stiamo sbagliando? Cosa e quanto stiamo sbagliando?
Smith sul centrocampo. Smith. Guarda quanto è veloce questo. Guarda quanto è veloce questo. Taglia in profondità. Ok. Norris. E lo Stevenage in vantaggio al 72esimo, signori. Stevenage in vantaggio con List al 72esimo. Va bene così. 88esimo. Stevenage in attacco. Norris. Pallone suo, da solo, contro tutta la difesa. Cosa deciderà di fare? Si ferma. Vede il compagno nell'ottimo momento che vede l'altro compagno. List la può chiudere. List la chiude, signori. 2-0 dallo Stevenage. Va bene così. È andata decisamente bene. E finisce qui. 2-0. Altri 3 punti portati a casa. Partita buona. Abbiamo sprecato tanto. Però una doppietta di List ci aiuta ad andare avanti. Va bene così. Riusciamo a passare avanti alle prossime partite? Sì. Ce la stiamo a fare. Ok. Non ci interessano più tanto queste cose, però va bene. No, quello che ci interessano sono i 3 punti, signori, e andare avanti in classifica. Ok. Ci sono dei messaggi in chat e una posta in arrivo. Andiamo un attimino a vedere di che stiamo a parlare. Programma di crescita List, va bene, avrà finito, quindi non ci interessa. Chi è che vuol parlare? Rose, ci sono rimasto male. Previsione del finale di lei. Continua a lavorare sotto. Manca proprio visto che mi aveva scritto di giocare Rose. Bene, dettagli non ci interessano. Le decisioni del mister sono indiscutibili. Andiamo a giocare contro il Sutton, signori. 19 punti, non ne abbiamo 30. Ci servono altri 3 punti anche oggi. Abbiamo un attimino però cambiare squadra perché sono tutti distrutti. Troppe partite vicine. Fuori Norris, dentro Rose. Dai, la facciamo contento. Fuori Reed, dentro Tinubu. Fuori Schmidt, dentro Bostic e fuori anche la coppia centrale, dentro Piergianni e West, perché anche lì siamo messi abbastanza male. Va bene, andiamoci a giocare i momenti clou per la terza partita del video di oggi, che ci siamo a fare filotto sarebbe importante. Molto importante. Vediamo se riusciamo a partirci a casa sti 3 punti, signori. E a finire e avvicinarci alla fine di novembre, e quindi già siamo a dicembre. Il mercato non ne potremo fare, signori, quindi gennaio sarà un mese molto povero e triste, perché passerà velocemente questo mese di gennaio. Attenzione, Stevenage si vuole in solitaria al 16esimo. Buona la palla al centro dell'area, al centro del loro metà campo. Difesa completamente bucata. List. E va a festeggiare col suo pubblico. No, ci ripensa. Se ne va alla bandierina. Che cosa fa? Lancia a tutti, saluta a tutti. Lo dedica a qualcuno, non sappiamo a chi. Va bene così, però 1-0 per noi. Calcio di rigore. Porca paletta ambriaca. Calcio di rigore, attenzione. Dove la tira centrale, signori. C'è la parata. Non so come vi ha fatto a pararla, però va bene. Silenzio, zitti e mosca. Calcio d'angolo per loro. Cazzarola, già siamo al secondo tempo. Va bene, al 48esimo. Calcio d'angolo per loro. Attenzione. Palla buttata al centro. Lo stacco di testa è buono. Vediamo se ci sarà un secondo stacco di testa. Non c'è un secondo stacco di testa. Cerchiamo l'anticipo. Non ci riesce. Cerchiamo l'anticipo. Questa volta sì, ci è riuscito. Buono così. Pallone recuperato. Ok. Ancora loro. In contropiede al 53esimo. 1-1 contro Mateju. Vediamo se riesce. Bah, erroraccio loro. Porca miseria, però. 64esimo, ancora azione loro. Palla sulla sinistra, nella loro metà campo. Buono Tinubu. No, la miseria. Tinubu si addormenta e loro mantengono il possesso palla. Mi ha leggermente scagliato a terra, però vabbè. Ok, va bene. West recupera il pallone. Riusciamo a avere un'azione nostra? Ok, occasione di cross per lo Stevenage. Ma prima deve arrivarci a crossare praticamente. Però va bene. Palla sulla fascia di sinistra. Attenzione. Buona l'accelerazione di Roberts. Vede il compagno messo lì. Attenzione. Doppia pennellata. È 2-0 dello Stevenage. Non so di preciso chi abbia segnato. Però va bene. Va verso la panchina.
siamo portati sul 2-0, il 32, chi è il 32? Non lo so. Ti giri, se ti giri scopriamo chi sei. No, Rose, ok, Rose che se la prende con la panchina. Calcio di rigore al 74esimo per lo Stevenage. Signori, io li tiro centrali. La batte Clark, il nostro Clark Kent. La batte il nostro Clark Kent. Io li tiro centrali, perché di sicuro centrale si segna sempre. Va bene così. Un gol in 3 partite per Clark Kent, che anche lui festeggia in maniera strana. Però va bene, non ci interessa. 3-0, questo era l'importante. Al 79esimo il Sutton prova a involarsi per cercare di, quantomeno, il gol della bandiera. Vediamo cosa si inventa. Cinciscano lì davanti. Pallone che torna indietro. Non puntano l'area di rigore. E il Stevenage recupera il pallone. Finisce qui, signori. 3-0. Bella così. 3 punti portati a casa. E sono 9. 9 punti in questo video. Che secondo me ci danno un attimino un poco di slancio verso la terza posizione in campionato. Ora andremo a vedere la classifica. Per questo video ci fermiamo qua. Vediamo un attimino se c'è qualche mail o qualche cosa. No, non ci caga nessuno. Vediamo un attimino la classifica. Rullo di tamburi. Siamo quarti. Oh, mannaggia. Siamo quarti a, dopo 18 partite. Ok, siamo quarti a 33 punti. Il Leyton Orient è davanti a noi a 37. Il Bradford City è prima, è davanti ancora a noi a 37. Ok, siamo a 2 punti dalla promozione diretta, signori. A due punti, ce la possiamo fare. Va bene signori, detto questo io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento e per continuare la scalata con questo Stevenage verso la Premier League.